Scusate, ragazzi, sto facendo un esperimento. Non è questa la versione finale. Allora, se io trasmetto così e poi faccio così, cosa succede a voi? Yes! E allora funziona. E allora è così che fanno gli altri. Ho capito una cosa importantissima. Ciao Musotros, ben ritrovato. Ho capito come passare da tutta faccia, anche se non so perché non sono i 16 noni, a la live normale. Ho capito, cazzarò, ho capito le cose fondamentali. Ciao Yangat, ciao Giangi, grande tu ideatore del concorso. Ciao Gabriele, ciao Fonico nel pallone, ciao Yoyu e ciao Jacker. Sono a tutta faccia. Ciao Carlo Carugati. Sono a tutta faccia perché? Perché ho capito come passare, come avete appena visto. Zeta Daiso, ciao a te. Tutta faccia più banda nera perché cioè, adesso è un po', ci vorrà un po' di tempo per essere uno normale, però un po' alla volta ce la facciamo. Somebody Once, ciao a te. Ciao Gardaz. Yo-Yo, hai cambiato nick. Mai cambiare nick. Vedi, Gabriele, vedi. Ciao Albi. Benvenuti, ragazzi. Tra l'altro sto male. Allora, come alcuni di voi sanno, ciao Conscious Gamer, la 3D Girl, la tonsillite. Io stamattina mi sono svegliato con una placca sotto una gengiva, cosa che non ho mai avuto in tutta la mia vita. E ho dei dolori, dei malesseri, non so se sia... Boh, non lo so, sto combattendo qualcosa non lo so, non lo so. Non lo so. Vero Psycho Steiner? Ciao Puce, Marionzola. Che cosa ho fatto? Colpa mia. Dai Max Paolo, smash me. Ciao ragazzi, eh. Tracheite, vedi, Albi. Ma no, ma figurati, Musotro, sono stato super attento, però in effetti il suo medico curante le aveva detto che era molto infetta e che bisognava dormire in stanze diverse. Ora io di dormire sul divano non ne avevo tanta voglia. E stamattina mi sono svegliato così. Spero non sia un coronavirus, spero per lei, perché lei sta pigliando l'antibiotico e le due cose non scombano tanto bene, da quello che ho capito. Ma perché io sono sempre troppo... Scusate, sentite, oggi iniziamo con delle prove, però che palle. Io devo trovare un modo di coprire il termosifone. Io mi sa che un giorno veramente... Che cazzo? Un giorno veramente metterò il come cazzo si chiama? Se siamo capiti. Verde, screen, green screen. Buonasera, Cava Shooter. Ciao, Mo. Un telo, però ci vuole il telo trasparente, cioè il telo che fa la baza. Poi dopo magari ci metto tipo il paesaggio figo, no? Inizio prima, Andrea, oggi ho iniziato qualche minuto prima perché devo fare delle prove tecniche di trasmissione. Vorrei mostrare anche agli altri cosa sono riuscito a fare. Guardate, guardate soltanto con un click. E poi un altro click. L'unica cosa che mi piacerebbe capire è come fanno gli altri a fare questa gag qui, però con una mega transizione fighissima. Perché io penso che usino quella console dell'Elgato con tutti i pulsanti di tutte le bazzine automatiche, però ho scoperto che io vi trasmetto la scena che voglio a seconda della scena che seleziono. Non devo resettare la live tutte le volte, sono cose importanti. Che poi questa webcam abbia bisogno di una quantità di luce superiore, Stream Deck, esatto, superiore a quella che sto usando adesso, non c'è dubbio, visto che, ragazzi, sembra veramente un'immagine. Vabbè, insomma. Ah, però sono anche zoomato. Aspettate. Eh no, però se lui si è ricordato che ero zoomato, no, col cazzo. No, volevo fare una baza, non la posso fare. Ciao Dimi, ciao a tutti quelli che si sono collegati. Adesso iniziamo, ragazzi, stavo giusto cazzeggiando. C'è qualcosa di malo in me, c'è qualcosa che non funziona. Io sto combattendo dei virus, sicuramente. Sì, si gioca Almix, si gioca. Parasite l'ho visto, assolutamente. Ci ho fatto il video, purtroppo rosico ogni volta che me lo chiedono. Il video è su Patreon, quindi se volete vedere il mio video su Parasite dovete andare sul Patreon. Ciao Raycom, ci siamo, ragazzi. Adesso facciamo i seri. Oh.
Poi io ho un leggero cerchio alla testa. C'è qualcosa che non quaglia, ragazzuoli. Qualcosa non quaglia. Ci starebbe un mamone. Ciao, Jay Reveal, o come si pronunzi. Midsommar non l'ho visto, è rosico perché adesso è molto, molto fego. Grazie, Freddy, per questo tuo regalo a Gabri. È normale che io lo stia leggendo. Forse ho rivelato qualcosa di privacy, non lo so. Comunque è una cosa per cui ti ringrazio. Buon pomeriggio, Ettore. No, lo spero, Gabri, anche perché voi sapete che, insomma, lo scopo finale è schiattare in diretta, quindi non vorrei mancare. E dopo Bioshock, il 3 marzo, sì, in teoria ci sarebbe Hellblade. Però sapete cosa vi dico? Ieri sono andato sul... Aspettate. Grande Freddy, così ti voglio. Aspetta, ho perso il filo. Infatti. sì, proprio bla. Sentite, non vi posso leggere. No, vi dicevo, ieri sono passato dal... Passato, sembra che ho fatto un giro. Ho appicciato la Play, sono andato a vedere il PlayStation Store e ci sono degli sconti giappi buzzano. Ah, perché ieri poi è il giorno che abbiamo fatto andare Final Fantasy. Ecco perché avevo la Play accesa. Beh, insomma, mi sono comprato... quello di Vanillaware, dai, quello Vanillaware 2D, non quell'altro. Odin Sphere, mi sono comprato Odin Sphere che stava tipo a 11 euro e poi ho comprato Catherine Full Body. Io avevo già Catherine, pensate che lo comprai Catherine, insomma, grazie Asatot, grazie mille del supporto. E Catherine lo comprai all'uscita per PlayStation 3 con tanto di volumetto, con tutte le illustrazioni un po' sporcellose. Ma io odiavo quel puzzle di merda che c'è in mezzo, lo odiavo con tutto me stesso e lo mollai perché io volevo la cazzo di visual novel adventure, quel cazzo che è, non volevo quel puzzle del cazzo che è figo, però se, cioè, ok, magari mi compro il puzzle se voglio giocare a puzzle. E quindi so che in full body tu puoi giocare soltanto visual novel, tra virgolette, e quindi me lo sono pigliato visto che sta in sconto e si potrebbe... Si potrebbe anche portare un Catherine Full Body tagliando fuori quel cagosino, cioè bello ma rompipalle puzzle, e potrebbe essere un'idea. Aspettate che devo fare un attimo un aggiustamento già che siamo in ballo. Mamma mia, non sto bene comunque, ragazzi, ve lo dico. Potrebbe essere, forse sto tirando gli ultimi. Aspettate, ok. Malessere. Eh sì, ma questa modalità che ti puoi skippare il puzzle c'è in Full Body, non c'è in Catherine normale. Io avevo Catherine base quando è uscito, tra l'altro in questa nuova versione c'è un personaggio in più, anche se so che è stato un po' criticato, però vabbè, sentite, voglio dire, alle waifus, più waifus, più vita, più felicità. E sequel di cosa? No, è Catherine, cioè non è un sequel, è Catherine. Dishonored un giorno prima della fine del mondo, lo prometto. Sì, infatti sarebbe figo portare Catherine. Ma non è tipo, no, Psycho Steiner, cioè ha proprio la graficona da anime figo, cioè vatti a cercare qualcosa online, cioè Catherine spinge. E quindi, esatto, Gabriele. Sì, ma i puzzle, cioè io ho mollato che erano ancora facili, però si capiva che diventavano un pain in the ass, non avevo mica voglia all'epoca, men che meno adesso. Ciao Artifex, ciao a tutti, non credo di essere riuscito a beccarvi tutti. E, tra l'altro vi faccio notare, non so se avete visto il video di oggi su Weza Channel, vi faccio notare le dimensioni della mia ingenuità. Ho già ricevuto 23 racconti. Palleggio. Infatti Full Body proprio per quello. E se no, se Catherine lo mollai, quindi non ti saprei dire. Comunque sì, è un tizio che praticamente ha una relazione con una ragazza, sta con una ragazza molto bella. Ma c'è di mezzo anche un'altra ragazza molto bella e, insomma, Amadeus probabilmente è coautore di Catherine. E quindi, insomma, così. E quindi c'è tutta la base, il tradimento, la fedeltà. Non so se sia figo veramente poi, in realtà. Esatto, Psycho Steiner, esatto.
Vedi, Andrea? Fallo. Tra l'altro, io nel video vi dicevo 12.000 caratteri. Guardate che 12.000 caratteri è poco. Cioè, sono racconti piccini, piccini, eh? Grazie, grazie mille, Bogdi. Grazie del tuo supporto. Non lo so, Petro, però io non ho ancora, non sono ancora sicuro di amare Catherine. Potrebbe essere, a naso sì. Io mi limito a dire un altro grazie a qualcuno che ho già ringraziato perché. Non so se lo leggete anche voi quello che sto leggendo in chat. Ma sì, è una chat in cui tutti leggiamo la stessa cosa. Boh, non lo so, comunque. C'è qualcuno che sta elargendo abbonamenti, tra l'altro sbloccando un hype train. Ah, lo leggete anche voi? Beh, allora ok, grazie Freddy. Non so se poteva essere fastidioso. Federico, ai ai ai, il rilievo psicologico e filosofico del gioco è molto limitato. Ci accontenteremo delle waifus. La cosa figa di Steins Gate è che c'erano le waifus, ma c'era anche tanta bella ciccia metaforica, ecco, mamma mia, ragazzi, io devo riuscire a non farmi bannare da Twitch, voi lo sapete. E quindi, insomma, è così, è così. Sì, Almix lo merita, Almix lo merita. Dovrei farlo io, però l'ho già fatto il mese scorso. Qualcuno faccia qualcosa per Almix. Nel dubbio mi esatto, nel dubbio mi dissocio da tutto ciò che è stato detto e pensato, soprattutto da tutto ciò che è stato pensato fino ad ora. Baionetta, mamma mia, ragazzi. Ragazzi, ma io spero che ci foste. Non l'ho visto, Gabri. Ho visto che però ne ha fatti due, ci deve essere stata una polemica. Freddy, eroe nazionale, mio Dio, fate una statua a questo. Freddy, ti stai guadagnando, sappi che ti stai guadagnando quello che finora hanno soltanto Almix e Walzer, creatori di emoticon. Ma se vai avanti di questo passo, orrendo, se vai avanti di questo passo, potresti avere anche tu il patatino, il diamantino rosa del VIP. Ma avessero detto, ragazzi. Comunque, che cosa vi volevo dire? Sì, ho visto che Dadobax ha fatto quella gag lì, però lo vorrei recuperare. No, una cosa che invece mi interessava dirvi, questi sono i fazzoletti, una cosa che mi interessava dirvi è che Bayonetta lo giocai all'uscita su PlayStation 3, che come sapete non era la versione migliore, ma sti cazzi, e ricordo ancora la sequenza d'apertura. Io non ero preparato a incontrare qualcosa di così entusiasmante. Ricordo ancora tutte le cutscene iniziali e io ero in estasi, ragazzi. Perché sono una persona per bene. Allora. Sì. Era roba. Ciao, sono Sam. Era veramente roba. Ciao, Johnny. Intanto, benvenuti a tutti, eh. La sequenza di apertura di tutto. Walzer, non essere, io mi dissocio. Mi dissocio, mi sono dissociato. Comunque sia, non l'ho visto l'ultimo trailer di Half-Life Alyx. Credo di aver visto solo il primo. Ma tu, Andrea, non devi sottovalutare quei diamantini. Ciao, Kershad. Cazzo, ci starebbe l'emote, mi dissocio, però forse è più per il Cerbero e comunque si fa fatica a mettere nell'emote un leggibile mi dissocio, è praticamente impossibile. Io Nioh non è il gioco per me, ragazzi. Troppo, troppo grinding, si diventa matti. Perché hai odiato Bayonetta? Beh, al di là di tutto, aveva un gameplay molto figo, mi sembra, Bayonetta. Ora, io lo giocavo a normale, che era facile. Cioè, devo dire che il vero modo di giocare a Bayonetta era alzare il livello di difficoltà, perché ancora ancora smanettando, non a caso, ma sapendo fare tre cose in croce, normale si giocava. Però era figo. Cioè, aveva un gameplay bello, mi sembra. Boh. Non l'ho visto il video di Sabaku. Ah, è stato inventato da Omiotol? Non lo sapevo. Va bene, Gabri, accetto. E, ah sì, tra l'altro abbiamo un'emoticon nuova perché abbiamo superato un tot, faccio il misterioso, di abbonamenti, cosa che mai nella vita mi sarei immaginato, e quindi, non sono tanti in realtà, siamo a 250 abbonati e a 250 c'è lo sblocco di una nuova emoticon. Poi quella successiva sarà a 300, sì, quindi campa a cavallo. Però probabilmente, per le proporzioni di questo canale, siamo a full, però non so ancora cosa metterci nella nuova emoticon. E così. Johnny, perché siamo.
siamo sempre stati, non so, con Mike siamo sempre andati molto d'accordo. Poi questo davvero perché io non lo so. Abbiamo fatto, come dico sempre, puoi anche recuperare sul canale ben due live che abbiamo fatto insieme e le puoi trovare su Wesa Channel con il buon Mike. Intanto l'hype train mi dà un pulsantino, condividi. Non so cosa sia, io ho premuto condividi. Non so assolutamente che cosa significhi. E bella Freddy, ancora una volta. Per Dadubax è la solita overreact di una parte un po' fanboyosa, che hanno tutti grandi titoli. Ma perché? Che polemica c'è stata? Nel senso, ci sono stati troppe critiche o troppe poche? Dadubax non mi sembra uno che ama Final Fantasy, quindi probabilmente al contrario, pensa che sia stata troppo buona la critica. Reazioni troppo di manica larga. Però non ho visto nulla, eh? Ditemelo voi, ragazzi. però Freddy, sì, ok. Ma guardati, che sei attuale capotreno dell'hype train, hai un emoticon, anzi un simboletto, uno stemma che non avevo mai visto prima. Non so se rendo. E caro Yoyu, puoi andare su Amazon e trovare i miei 4 libri in ebook. 2 di questi sono anche in cartaceo, però il cartaceo automatico di Amazon, che è un po' una monnezza, comunque sia, sì. Ha criticato la recitazione... Vabbè, Final Fantasy VII ora. Ci può stare, per carità, però. Sam. Non hanno neanche poi un grande realismo da un punto di vista dei tratti. Non lo so, forse non è la cosa che avrei criticato di più, se devo dire la verità. Non uso Twitter. Dadubax ha commentato, i personaggi sono troppo caricaturali e teatrali. La gente ovviamente si è incazzata dicendo gli erano così anche prima. Sì, infatti, sì, tutto sommato. Cioè, per me l'hanno fatto anche troppo fotorealistico, infatti mi lamentavo, tra virgolette, che avrei voluto un po' più l'atmosfera giocosa dei bei tempi andati, però vabbè. Comunque sì, a me non piace quello stile emo così, però va sti cazzi. Ho capito. Quindi mega iperreazione, vabbè, classiche dinamiche. Sì, ma soprattutto se uno non è appassionato, cioè non ha la manica larga perché ha deciso di concedergliela a Final Fantasy, ci sta che cringi da morire per quella roba, ragazzi. Io, come dicevo ieri, sono su Final Fantasy VII solo perché è uno dei giochi della mia infanzia. Manco morto giocherei una roba del genere. Ops, l'ho detto. Comunque sia. Sono invecchiati bene, ma sai, sono dei resoconti di cose che scrivevo su dei blog. Uno è un blog sulla politica, e sono articoli di politica dal 2014 al 2015, tipo. Uno sono invece sui videogame e alcune cose non sono invecchiate bene, altre mi piacciono ancora. Quello che ti... Un'altra sono recensioni di film e libri, e quello te lo consiglio, che si chiama Recensioni, e ti consiglio anche Il coraggio di fare una figuraccia. Diciamo che Il coraggio di fare una figuraccia e Recensioni sono i due che ti consiglio di più. In Silicon Arcadia, che è quello che parla dei videogame, ci sono alcune cose che di cuore sento ancora molto. Altre sono passati tanti anni, alcune idee non le ho più come le ho espresse. Ma un giorno uscirà, esisterà Silicon Arcadia 2.0. Un giorno. Lontano. Questo è importante dirlo. Ma sto scrivendo e non scrivendo, Gabri, vedremo. Localizzazione vergognosa, sono d'accordo. Ho capito. Hai visto, Freddy, che icona ti sei guadagnato? Ah! Ma sì, alla fine Artifex poi è molto difficile non basare sui propri gusti una critica. Diciamo che un po' va contestualizzata, nel senso che ci sta che tu dici, guarda, a me sta roba fa cringiare, questo stile mi fa cringiare, anche a me fa cringiare, però è Final Fantasy, che vuoi fa? Parteciperò al mio stesso contest? Assolutamente no. Chissà che in un futuro non faccio una serata di letture di cose mie, ma non credo. Ma anche la più gloriosa, Freddy. Beh, il punto zero dopo i numeri, insomma, eredità sabacuana. Adesso qua a Sabacu vengono dati dei meriti che insomma, non è che se l'ha inventato lui. Un po' come quando uno dice avido oppure... Sì.
Comunque sia, ragazzuoli, siamo, esatto, mi perplime, cioè dici queste parole, se fanno parte dell'italiano, l'ha inventato Sabacu? No, sei tu che non sai un cazzo di italiano e pensi l'abbia inventato Sabacu. In ogni caso, li ha resi popular, ci sta. E aspettate che vi leggo ancora un po' che mi va di fare due chiacchiere. Ho capito cosa vuoi dire Melopius. No, non mi permetto di dire che hai ragione perché non ho visto il video, però sto capendo dove è andata a parare. Non lo so, Johnny. In realtà la blind è stata figa perché ci sono stati un sacco di contributi, quindi è stata più ricca del gioco in sé. Ma ovviamente ci sono scelte che magari non sono quelle che tu faresti. E il gioco è diversissimo a seconda delle scelte che si fanno, cioè si trova un sacco di roba che io non ho trovato, roba che io ho trovato e altri no. Quindi, vedi un po'. Pensate che sgargiullo, credo sia toscano, lo usava di brutto un mio amico, è una parola che ho sempre usato, sgargiullo. E una volta credo tra l'altro di averlo detto in live, Sabaku! Ma come? Sgargiullo si usa. Comunque. Cosa sto leggendo in questo periodo? Aspetta, sto leggendo un libro di Byung-Chul Han e sto leggendo diversi libri di Byung-Chul Han, di cui forse vi ho già parlato in passato, che è un autore molto. C'è Freddy qua che è fanatico, ammiratore della scuola di Francoforte. Ecco, Freddy, se vuoi un autore che ti piace, è Byung-Chul Han. Perché è molto su quel filone lì, interessante, critica la nostra società, dell'immagine, quindi un pochino Debord, così, no? La società dello spettacolo, avete presente? Scrive molto bene, ci sono dei passaggi estremamente interessanti, delle altre cose che non stanno tanto in piedi, però è interessante. Se tra un po' la risposta sarà sto leggendo le mail, davvero, ma stavo leggendo anche un'altra roba, ma. Ma c'è anche un altro libro di là, ma non mi ricordo che cazzo sia. Vedi che sgargiullo è tosca, ma infatti. Ritieni che la tua vita sta andando troppo veloce o troppo lentamente? Temo stia andando al passo di tutti verso la tomba. Va bene così. Andrea, procede. Ciao Fura. Che dite ragazzuoli, ci spariamo un Bioshock Infinite? Cosa dite? Siamo pronti? Si sparacchia? Mi sa di sì. Sparacchiamo? Sparacchiamo. Siamo in realtà un. Ma guardate le facce. Mamma mia. Comunque, siamo che dovevamo ancora fare sta baza. Facciamola. Mi sono mai drogato. Beh, di droghe leggere, sì. Mai di droghe pesanti. Fai quello che fai. Questi squarci. Li ho sempre considerati delle porte. Questo dialogo Quando ce ero lo più siamo già. giovane, non Spero avrei visto presto, quelli che Dr. Stone, trovavo. perché mi ha Ho gasato fatto assai. averli creati. Creati. Potevo andare ovunque desiderassi, ma volevo sempre tornare. Cosa? Non lo so. Questo dialogo ce lo La siamo mia già famiglia. beccato, vado, ciao. Com'è che fai? Qualunque cosa sia. Sai quando dicevo di avere molto tempo per leggere? Beh, ho cercato di capire. Ho letto libri di fisica e altre cose del genere. Davvero? E cosa hai imparato? C'è un mondo di differenza tra ciò che vediamo Pensa, gli stessi libri di e ciò fisica che studiati da esiste. tutti, lei ha scoperto come collegare dimensioni differenti. Insomma, erano informazioni a disposizione di tutte, di tutti. Cioè, mica male la nostra amica. Comunque, sparacchiamo subito. Beh, ragazzi, sta freccia è Dio. Allora, no, forse esagero, però è utile. Quindi, altro che Dio. Allora. Ok, sempre di là bisogna andare. Le dollar bill era la baza. Ah, ok. Sì. Ok, e noi abbiamo il fucile da. Va benissimo così. Vuoi tenere tu? Forse i libri di Lutessa. Attenzione, attenzione che questa è una giusta osservazione. Forse i libri di Lutessa. Ma ho visto qualcosa di Sabaku, qualcosa di Yotobi nel corso degli anni su Isaac. Però non ci capivo niente, perché non capivo neanche di che razza Ok. di cose parlassero, perché era pieno di un Molte gergo grazie. interno. Adesso una mezza idea me la sono fatta un po' di. Ma avrò visto in tutto tipo 30 minuti di video nella mia vita. E non ho mai capito, ma adesso l'ho un po' più capito, Oh. l'amore per quel gioco.
Vabbè, dai. Mi sembra tutti i posti già visti, andiamo dove dobbiamo andare. Ciao, bello. Vado molto di freccia a sto giro, Patriota motorizzato. Se posso attivare un patriota motorizzato, è perché stiamo per sparare, ragazzi. Inquietante, comunque. Abbiamo 10 grimaldelli, lo vedevo prima nello schermo di pausa. Ho sbagliato, devo andare di qua. Ah beh, che poi va, ovviamente, da dove siamo arrivati. Forse me lo potrei attivare il patriota motorizzato, eh? Ma Afterbirth Plus, m'hanno tutti detto che è una merda. Ma infatti ci vorrebbe l'emoticon. Ma sai che credo una delle regole fondamentali dell'emoticon di Twitch sia tipo lascia stare la religione? Come l'impressione di averlo letto una volta. Vabbè, lasciamo il patriota lì, dove era. Ma tipo devo fare la baza. Ok. Arriva la navetta. Ti abbandonerà, mia dolce Elizabeth. Quando avrà ottenuto ciò che gli serve, ti lascerà sola. Cos'altro puoi aspettarti da un bugiardo e assassino di donne? Padre! Assassino di donne. Profeta! Chiunque tu sia, io me ne vado e non puoi fare niente per fermarmi. Oh, bimba cara. È qui che ti sbagli. È vero, Valza. Allora, è partita la musica di ammazzamenti. E io che cazzo devo fare? Ho capito una cosa molto importante. Razzo, Booker. Razzo. Che cazzo vuoi, razzo? Laggiù. Là. Che cos'è quest'icona? Cazzo. Merda! Ma io come faccio ad andarmene da qui? Mi devo semplicemente banalmente attaccare. Ah! Ho sbagliato! Ok, sto capendo. Ma io non volevo andare qui! Dove cazzo sono? PD! Sono bloccato! Non riesco a muovermi! Ah, ma perché ero ancora attaccato! Sono morto! Dove è andato? Sono fottutamente morto! Volevo saltargli sulla testa, cosa che non ho. Laggiù, quello là. Ma certo. Ma che cacchio mi devo inventare? Fallo. Là. Ok. Oddio, lancia razzi, eh. Avanti. Ecco qua. Un po' Fortnite. Datti una sistemata. L'ho usato in corpo a corpo. In realtà non mi dispiacerebbe usare anche questo. Patriota, laggiù! Ah, ho capito cosa intendi. PD! Elizabeth! D'accordo! No. Ah,
Non sto capendo. Ah, ok. Dove cazzo è il nemico? Oltre che qui? Aia! Tu non mi puoi curare un tanto come hai fatto prima. No. Ma chi è che mi spara ancora? Io non capisco. Aspettate. La musica sembra scemare, ma non abbastanza da farmi pensare che ce l'abbiamo fatta. Va bene. Ascolta Elisabetta, a questo punto andiamo. Cosa vuoi che ti dica? Andiamo. Andiamo. Gente che mi spara c'è sempre, non ha smesso di volermi sparare la gente che mi spara. Ma sei cattivo, non sei dalla mia parte! Ma dai! Ma io pensavo fosse amico mio quello! Allora, qua cerchiamo di... Siamo andati al cazzeggio improvvisamente. Cioè, nel bel mezzo di un combattimento siamo in mezzo a un'area piena di lore. Però se venissero... Oh cacchio. Qua sono successe cose brutte. Tutto come dappertutto, ok? Pistola mi interessa. Baule vuoto, vai a zappare. Ok, siamo fighi. Bueno, bravo. Adesso prendiamo la lore distillata. Abiti speciali, ok. 40% delle volte i nemici cedono munizioni. Ah, ok, migliore drop dei nemici, non me ne frega niente. Sentiamo. Il vecchio Preston è uno sportivo, cara Fitzroy. Non arriverò Fitzroy di soppiatto mentre dorme, come questi ragazzi dei box, coi loro coltelli. Ecco, uno scalpo per me. Ok, è solo uno. E due. Una piccola bazzina a questo posto. Ora, quando senti questo, voglio che sistemi le tue faccende e venga a morire alla luce del sole. Ti servirà un'arma da uomo bianco. Prova questa. Se li becca lei. Dai, PD. Non voglio alzarmi in piedi. Vai a zappare. Prendi questo. Sì, ma mi servono delle munizioni, cara. Spreco incredibile di munizioni questo. Dai! Meno male che è scemo. Oh! Forse abbiamo anche sentito la musichetta.
Ok, ok. Beh, seguiamola. Sembra decisamente sapere quello che dobbiamo fare. Molto meglio di me, probabilmente. Quello era il patriota che doveva aiutarci. Qua mille bazze che sarebbero state utili in un'altra circostanza, tra cui un lanciarazzi. Ma il combattimento è finito. Dove stiamo andando, Elizabeth? Tu lo sai? Qua dove siamo venuti prima. È un cerchio. No? Non c'è stata la sviolinata, mi sembrava di sì. Dolore. Noi dovremmo pure andare di là. Prendere quella navetta e tanti saluti. Beh, ce l'abbiamo fatta. Aia. È fatta. Abbiamo finito. Siamo dei figli, ciao. Qua non si apre. Qua ci vuole Elizabeth. Ma è forse di poterla aprire. Voglio qualcosa di impegnativo. Sì, ecco. Avrei dovuto occuparmi di più dei proiettili. Ci penseremo un'altra volta, dai. Il gioco è sempre molto generoso. E fu così. E fu così. Andiamo. Sta venendo la febbre, guys, lo sento. Pinti. Quando eri svenuto sulla spiaggia, continuavi a ripetere il nome di una donna. Anna. Anna. Non ho voglia di parlarne. Io... mi dispiace, non avrei dovuto chiedere. Se saltano delle live lo dico su Telegram e su Instagram. Cosa facevi là? Lavori come questo. Seguitemi, Liam. Niente che valga la pena mettere su un curriculum. Per fortuna sei arrivato al momento giusto. Coronavirus. Pensi che sia finito qui? Ciao, Druigan. Ho giocato d'azzardo e ora devo dei soldi a uomini con cui è meglio non avere debiti. Sono qui per pagare. Farti scappare cosa pensi che fosse? Carità? Chi ti ha mandato? Qualcuno disposto a saldare il mio conto? In cambio di te. Ho un pensiero che mi attraversa la testa su chi possa essere questo qualcuno, ma non credo, dai. Non credo, chissà che non sia una nostra vecchia conoscenza. Come sarebbe? Un certo Andrew. No, vabbè, sarebbe assurdo. Prepariamoci, è inutile dirlo, a sparacchiare. Gondola to the airship. Hop 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 hop. Uso un bel save. Per sempre. Non volevo mangiare lo zucchero filato, l'ho mangiato. Carabina, come sempre, moneta. Dei soldi, li vuoi? No, mi fanno schifo. Va bene così. Li potrebbe tenere lei già. Andiamo. Vigor e Bazzone. L'abbiamo preso! Ma vai a zappare! Non sei all'altezza. Merda, muori! Fatti sotto! Stanatelo! Oh, letale fuga precipitosa! Presto sarà finita! Cavallo.
Quando Elizabeth deciderà anche di sparare, ragazzi, sarà... Farai avere la promozione! Ma non vedo lo scoperto! Allora, vediamo un po'. Grazie Freddy. Come siamo messi? Ottimo. Come al solito ora mi largirà ciò. Un po' di soldi. Grazie Elizabeth. Ce l'ho. Ti levi dalle balle? Vabbè, fucile non ci interessa. Interessatissima a questa scrivania. Allora, vediamo cosa c'è qui. Va bene. Abbiamo ravanato tutti i morti? Assolutamente no. The First Lady. Qui c'è un po' di lore, magari anche un po' di ravanaggio. Allora, adesso ci guardiamo il filmettino. Ah beh, residui dei corvi, ok. Ok. Salgo a ravanare e poi scendo a ravanare. Stai serena, Elizabeth, che devo vedere un film. A posto. Oh oh oh, grimaldello. Siamo pieni di grimaldelli. Posso migliorare le armi? Mi sa che avete ragione. Non Vigor, ma quell'altro che ho skippato perché è iniziata la sparatoria. Allora, caricatore... Cara B, lanciare a pistola, lanciare a razzo. Non c'è la roba che usiamo, ma a sto punto pimpiamo il lanciarazzi, che ogni tanto spot il gioco te lo dà da usare. Più che il danno, a questo punto, il caricatore del lanciarazzi. Per 816 monete. Non c'è niente da cecchino, guys. Questa è la carabina, non è mica il fucile da cecchino. Sapete che vi dico? Se si poteva stare, però risparmio, perché tanto è così situational che... Il lanciarazzi, che va bene così com'è. Andiamo qua. Una città in lutto e quando è morta, ovviamente. Lady Comstock. Mi sto ammalando. Mi sta venendo la tonsillite. Perché l'abbiamo pimpato al massimo. Allora, vi ricordo sempre, ragazzi, che live cancellati o live extra li annuncio sul canale Telegram e su Instagram. Seguite il canale Telegram, che è comodo, e disinstallate Instagram. Questo è il mio consiglio. Allora, Murder of Crows. Assassino di corvi. Provato deterrente contro gli hooligan, i teppisti, ok. Il falso pastore. Che vuole solo fregare, no, la pecorella, no? Sì. Dove sta il buco? Eccolo, via. Quindi, pare che ti chiamino falso pastore. E che tu sia l'agnello. Cerchiamo di non chiamarci così. Mi sta bene. Wow, non grazie Friendly Pixel. Murder non è assassino, anche perché sennò sarebbe murderer. O chi mi ha ingaggiato anche scritto i cartelli. Perché? Non lo so. Sembra il tizio di Resident Evil 2. Ma sarà amico nostro. È un manichino. È un manichino amico. Questo è il manichino amico. Non si animerà mai. È solo una statua. Non si animerà mai. Cosa vado a pensare che possa animarsi? Cazzo, inquietante, ma in effetti non si è animata. Ok, pimp everywhere. Soldi ovunque. Cazzo, però sei inquietante, Vez. Ok. Allora, scudo e tanta roba, sali e tanta roba. È che sali siamo un passo da uno slottino in più. Però secondo me... Scudo. Ottimo. Ottimo, baby. Bazzine, bazzine, bazzette, niente. Va bene così. Chissà se è un riferimento, una cheat o qualcosa. Usa la console.
Ehi. E va bene. Ah, forse qui c'è una battuta. Ok. Questi li vuoi tenere tu? Al volo, The Witch. Mamma, questa li stampa. Questa va stampa moneta, ragazzi. Gianji, non li voglio mettere i commenti lì perché ho già troppi commenti da leggere, quindi Telegram lo voglio fare proprio monodirezionale. Abbandona la zona? Nulla. Abbandono la zona. È solo di servizio, poi se ci scappa qualche riflessione... Voglio vedere Parigi. Voglio vedere tutto. Quello dipende da te ora. Non c'è nessuno... Un momento, cos'è quello? 40 nord per 74 ovest. Non è Parigi. E New York. Come fai a sapere? Nella torre il tempo non mancava di certo, DeWitt. Vabbè, questa ha imparato ogni parte, ogni cosa dello scibile. È un tizio. Ah, e la stiamo portando. Occhio che c'ha una chiave inglese. Sta piangendo, pensava la portassimo a Parigi, in realtà la portiamo da un ricettatore. E questa piange. Che fare? Che dire? Comstock. Ehi, Elizabeth, andrà tutto bene. Ma dai. Ma portiamola a Parigi, ma ti sembra? Dai, non fare il coglione, portala a Parigi. Ma poi, ragazzi, io non vorrei dire una cosa, ma c'è un grosso volatile che ci stiamo dimenticando, eh? Così, forza, pronto, tutto bene. Pronto. Perché non ti giri e parli con me? Possiamo sicuramente... No, era ovvio. Pesta. Non posso, Gabri. Lei giustamente ha cambiato rotta. E cambiare rotta l'ha messa nei guai. Elisabeth la zecca di stata. Oh cazzo. Cos'è successo? Chi è salito a bordo? Ah, però, ok. No, ma come? Ma sono amico tuo! Ma io libero gli schiavi, ma... Insomma, no, in realtà siamo... Merda! Oh, cacchio! Che brutta gag! Bastardo! Sì, l'aria fresca è servita, questo è sveglio. Quindi sei tu il falso pastore di cui si parla così tanto? Hai combinato un bel casino alla lotteria. Sì, ma vinciamo noi, dai. Fitzroy. L'unica. È lei. Non ho problemi con te o coi tuoi vox populi. Ma il dirigibile da cui mi fai penzolare è mio. E ne ho un terribile bisogno. Davvero? Perché a me sembra proprio il dirigibile di Comstock. Senti, non sto cercando lo scontro. Lo scontro c'è già, DeWitt. E dov'è Elizabeth? L'unica domanda è... Tu da che parte stai? Dalla vostra, ovviamente, dai. Comstock è il dio dell'uomo bianco. Dell'uomo ricco, dell'uomo spietato. Ma se credi nella gente comune, unisciti ai Vox. Sono spietato. Se credi nella gente giusta, allora unisciti voglio ai Vox. Solo il mio dirigibile. Ma non è tuo, dai, non essere stupido. Te lo daranno. Ma prima devi essere tu ad aiutare i Vox. Giù a Finkton c'è un armaiolo che può procurarci le armi per sostenere la causa. Prendi le nostre armi. Poi della stovata. E avrai il tuo dirigibile. No, si stava bene a bordo. Beh, Elizabeth, dai. Fink. Meglio trovare Elizabeth. Fink, motherfucker. Meglio trovare Elizabeth. Dai lavoratori, che sono infelici della loro sorte. Perché tormentarti, mi chiedo. Un pochino non può diventare. Ma c'ha lo scudo, per quello che non schiaccia. Me l'hai sottotitolata sta parte? Non voluto, comunque te l'avevo ben sentito. The good world has his eyes on the task at hand. L'hanno licenziato? L'ha portato via la squadra volante. Non lo vedremo più in giro.
Se mi attaccano. Ho rubato. No, sono tranquillo. Aggiungimi i grappoli, aumenta il danno. Ma senti, facciamolo. E this point lo dobbiamo anche equipaggiare. Aspettate. Poi mi scoccio perché l'altro è un uso. Ricordiamoci che abbiamo anche questo. Samuel ha sempre pensato che la chiesa della domenica andasse di pari passo con il lavoro del lunedì. La scienza è la lenta rivelazione del progetto di Dio. Proprio così. Dopo 2 anni nella Torre dell'Agnello, su Monument Island, gli è venuto un cancro allo stomaco. Ho pregato il profeta e lui ci ha concesso un miracolo tramite il suo servo Fink. Non so se mi abituerò mai a un marito costretto in uno scheletro di metallo, ma... meglio un handyman di un marito morto. Un handyman. I Vox sono populisti. Pare anche a me, ma stiamo a vedere. Allora, poi bisogna vedere populisti in che senso, perché c'è in realtà anche un'accezione pseudo-positiva del populista, che ovviamente non è quella che si usa solitamente. Beh, noi giriamo armati fino ai denti, siamo chiaramente... La semplicità e bellezza, e qua c'è un pauperismo. Di recente ho sentito un sacco di nuove idee strane. Ferie pagate, giorni di 8 ore, indennizzo per i lavoratori. Che caricatura. Sono parole anarchiche, amici miei. Parole anarchiche. E l'anarchia è amica della fame, compagna della povertà. Ma io farei delle semplificazioni più grosse perché non vorrei che fosse troppo complesso. Se permetterò che un anarchico si metta tra voi e il vostro sostentamento. Ehi, non mi fai passare di qua? Io voglio passarci. Ok, freccia. La freccia ci manda di là. Vedo delle cose sbrilluccicare, ma io le voglio. Pigliala. Ah, dovrò fare il giro allora. Improvvisamente Grimaldelli come se piovesse. Però me lo devi far fare quel giro, ragazzi. Me lo devi far fare sto giro, ragazzi. È impossibile. È impossibile. Chopin, bella lì. Bella lì. Non lo farò, Artifex, non lo farò. Grazie delle indicazioni, non avevo intenzione di farlo naturalmente. Però io capite che, cioè, per me l'obiettivo del gioco è prendere quel coso, vabbè, lo prenderemo poi. Ok, quindi qua è il cazzeggio, noi vogliamo il cazzeggio. Non spariamo un colpo, ma se gli è caduta qualche monetina. Però ragazzi, io non vorrei dire una cosa, ma secondo me dovreste aderire di più alle superfici. Non vorrei fare lo schiavista a mia volta, però veramente lavorate male. Oh my god, oh my god. Il suo salario. Lo voglio io. E fammelo, piglià! E fammelo! Ma Pidi? Ma stiamo scherzando. Raga. Vabbè, senti, rimane lì. Assurda sta cosa. Niente, non lo posso prendere. Spazzo le wireless. Mi abbasso. Il consiglio finale, però... Ah, ed era apparso per un secondo! Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Capite che era la cosa più importante. Allora, qua loro fanno le loro pulizie di... In realtà cosa stanno pulendo? Delle macchinette bazzose, che sono dei Monuments Armory... scegli saggiamente... non so cosa. Ok. Però in realtà non c'è più niente da fare qui. E la verità è che, ragazzi, c'è grandissimo enigma, ma forse ci arriveremo dopo, là di là. Ci arriveremo dopo. Trova Elizabeth. Qualsiasi cosa trovata addosso a un sospetto nella sua residenza può essere confiscata come prova. Ma vecchio, non lo vedi? Non lo vedi? Quanto cazzo sono un sospetto? Non lo vedi che ho in mano una mitragliatrice? Non è sospetto. Questa è proprietà privata. Se cerchi guai, sono più che felice di poterti accontentare.
Ora mi avete fatto cagare in mano, perché normalmente non me ne fregherebbe nulla e lo massacrerei, però... Cerchiamo di valutarla dalla distanza. Può essere interessante questa nave? Cerchiamo di capire. Ci sarà sicuramente un pimp. Ragazzi, lì un pimp c'è. Non mi pimpo? Tra l'altro. Non c'è nulla. Bella, smash me. Ok, allora noi andiamo dritto per dritto. E beh, io voglio camminare qui. No! Axel. Beh, ok, cadere nel vuoto è incredibilmente poco costoso. Munizioni arma raffica sembra una definizione più generica per dire ci carichi un bel po' di robe. Tipo, forse arma raffica è qualcosa che devo ancora trovare. Una banana, io voglio sapere nel momento, oddio, nel momento in cui programmavano, ma la banana qui. Adesso la mangio. L'avrei voluto un achievement. Ci stava l'achievement per la banana nascosta. Comunque andiamo qua. Employees only. Io mi infilo qua. Non si può. Mi sta venendo mal di gola, ragazzi. Sono fottuto. PD. Adesso prendiamo il nostro. Che rosica. Ah, questa è la direzione. Allora, perdon. Edward Teddy Taylor. Cazzo, lo sapete che ora facciamo la cazzata. Accusato di trasgressione spirituale. Dalla polizia pro sindacati di Griffith. Tex lungo il... Merda. A un certo punto la testa smette poi di... Poi hanno versato dell'olio e gli hanno dato fuoco, bruciandolo vivo davanti... Di questo non si è accorto. Oh cazzo! Non devi nasconderti. Brutto! Ragazzi, come fanno gli altri a saperlo? Uccidendo il nemico nel scanner. Chi se ne frega? Ok ragazzi, finché non mi costate munizioni io sono felice. Muori, muori, muori. Ragazzi, per ragioni totalmente videoludiche, in realtà questa è un'ottima postazione per affrontare orde di nemici, quindi va bene. Siamo ricchi. 1500 con 17 grimaldelli. Ok, Termopili davvero. E ora siamo all'aperto, però lì era bello perché li potevo pestare. PD.
Dai, venite, mo, venite, 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 venite. Vi voglio pestare mano. Non voglio sprecare proiettili. L'ombra li dovrebbe annunciare, no? Ma dove cazzo siete? È un nemico sto coso? Sì. Non lo sapevo. Ai palloncini? Io sparo ai palloncini, vaffanculo. Ah, ma sono ovunque quegli affari. E i palloncini sono indistruttibili, vaffanculo. Violini. Sti violini, ragazzi. Ma quante munizioni! Vabbè, che dire, che dire, tocca andare a zappare. Potremmo provare un po' il fuoco che l'abbiamo pimpato. Trova Elizabeth, ma io ho ammazzato gente. I lavoratori sono spariti. Vuol dire che non c'è più un clima sereno in cui lavorare. Angolino con oggettino, niente, via. Un leone. Il leone, l'agnello, Buzz. Occhi in avanti. Va pseudo sovietico, eh? What is this? Ladro di tempo, sei un ladro di tempo? Salvataggio automatico, buono. O non mi cagare. Qua qualcuno ha cercato di rubare, no? Le bazze elettriche. Davvero non posso entrare? Ah no, andiamo di qua. Anche se la sensazione... Bah, vabbè. Clarum. Va bene. Ok. Andiamo. Via da qui, furfante. Vuoi sapere cosa facciamo alle belle clandestine? Forse non lo puoi sapere. Aspetta, Elizabeth. Ehi! Ma perché inseguirla? Aspetta, fermati solo un secondo! Ma no, ma Elizabeth, ma ti sto vedendo solo... Ma stiamo scherzando? Dov'è? Ragazzi, qui eravamo meno, dai. Giochiamo di ruolo. Voglio solo parlarti! Con la mitragliatrice in mano. Stai lontano! Tu mi appartieni! L'utero è mio! E tutti i soldi per la pelliccia! Elizabeth! Allontanati! Fermati solo un secondo! Stai lontano! Non ce l'ho con te! Ehi, attenzione! Via, via! Via! Vai, pipì! Indietro! Non rompere! Maledizione! Però dovremmo pur passare. Voglio venire con te! Non entrare là! Io non ho bisogno di uno come lei! No, no! Cazzo! No! Lasciatemi andare! Ma sei scema! Deve esserci una scelta. Ok. Ok, sarò esplorativo. In questi casi c'è tempo. Ci sarebbe tutto da rifare il percorso a ritroso delle cose che abbiamo saltato. Hanno detto che Slate era un mostro e un traditore. Conosco gli uomini che sono morti nella sala degli eroi con il capitano Slate. Non c'è vergogna essere uno di loro. Quello da sempre. La vergogna è nostra. Merda, abbiamo pochi soldi. Di coloro che si sono riuniti fuori. Anche se non siamo caduti, provo invidia per coloro che sono morti sotto il suo comando. Ma me ne dai. Ok, qualcosa già mi... Oh, eccomi. Cazzo. Ok. Quindi a cecchino si è messo bene. Però lui il gioco mi mette il fucile da cecchino. Buono. Buono così. Vabbè, sentite, ciao.
A proposito, le truppe richieste sono in arrivo. PD. State allerta, tra poco passerà un handyman a prenderla. Cazzo, un handyman a prenderla, lei? Hai parlato abbastanza. Lasciatemi andare. Toglietemi le mani. Ma Dio, vabbè, arrivo. Mi stavo ravanando, vabbè. Però questo lo voglio. Ah no, salio no. Aspetta, Elizabeth. Aspettami, Elizabeth. PD. Ma dove diavolo sei? Ho finito la pazienza! Ma io non voglio fare sta cosa. Stavo autenticamente per sparare al tizio. Vaffanculo! Hai sbagliato, vecchio! Non c'è scampo! Ah, vai a zappare! No, ho sbagliato! Ma che è? Sempre un lanciarazzi avete? Addio! Fuori! Madonna! Dovrei prendere, dovrei attaccarmi al cazzo, l'ho capito, PD. Facciamolo allora, non lo faccio, però cambio arma se devo andare in corpo a corpo. No! Non è possibile! Ma allora ti devo sparare così? Ah, vai a zappare anche tu. Ma PD! Ma siete rivissuti tutti! Vai a zappare anche te. Ma cosa mi tocca vedere? Sto tizio vola, no? Me lo sono sognato apposta. Me lo sono sognato. Arma raffica, e quell'altra, che cretino. Sì, ci sono, guys. Grazie, Razor. Grazie del supporto. Cecchino. Sì. Serve la concorrenza quando si ha la qualità. Arrivo, Elizabeth. Vai tranquilla che va tutto bene. Perché vinciamo noi, vincono i buoni. Ragazzi, non avete voglia di combattere? Città, parchi e scintille, okay. In bottiglia. Piove, è invidioso. Arma scarica? Why not? Mo te la becchi. Madonna, che arma del cazzo. Devo usare il vigor. Non ci arrivo. È chiaro che dobbiamo andare lì, chiaro. Sto pensando, sono ravanato tutto. Siamo bassi di tutto.
Ah, vabbè. Arrivo, Elizabeth, ma ho visto una cosa blu. Buono. Arrivo, Elizabeth, sto arrivando. Sono subito da te. Non mi fare fretta. Non fare quella faccia. Sono state schiacciate delle mele. E qua mi dice no. Ma come? Ma io però voglio andare qua. Che cazzo c'è qua allora? Ma fammi vedere. Ehi, ma allora? Le vere bazze. Carabina, non mi interessa. Fatti gli affari tuoi. Fatti gli affari tuoi, tu. Aprimi. No, mi devi aprire. Merda. Io voglio quell'affare, cazzo. Ah, lo posso prendere, onesto. Salute, scudo, sali. Dopo tanto scudo, abbi sale, dai. Mi sento già meglio. Mi serve anche perché c'è rifillato, mica male. Ah, però sai che il fuoco, un vecchio amico. Schifo non fa. Salve Elizabeth, andando, volentieri. Come cosa devo fare? Ma come cazzo? Ma scusa un attimo. Forse era lì che dovevo andare. Tanto è un giro tondo. Ok, qua siamo già stati. Quindi è là che devo andare. Ma mi sembra strano, non è da dove siamo. No, no, è di sopra di dove siamo arrivati. Tipo. E invece ho scazzato. Ma che palle. Elizabeth, me lo dici tu dove devo andare? Scusate, qui. Qui è dove siamo già stati. Ah no, che cazzo. Scusate. Scusa, mi ero perso. Vuoi fermarti o no? Non ho intenzione di venire con te. Elizabeth, aspetta! Dov'è? L'ho vista. Lei è lì, eh? Però voi non esaminare il barile. Elizabeth, io ti dico, cioè... Come sarebbe? Come sarebbe? Reagisce il gioco! Madonna, quanto ci starebbe, vabbè, dai, non facciamolo. Non lo fa Non si può. Ah, interessante. Interessante questa cosa, non si può proprio fare. Piglialo. Peso! Appigliati! No, non mi dare i quick time. L'unica cosa non voglio è i quick time event. Mi fa anche gare. La manina però, eh. Aia. Ah, di quelli di Elizabeth. Salta, fai una batta. Dai, non fare la stronza. Ehi, sto scivolando. Non cercare di seguirmi, The Wind. Elizabeth, ho fatto un accordo per riprenderci il dirigibile. Puoi tirarci fuori di qui? Sì, devo solo procurare abbastanza armi da sostenere una ribellione. E dove prenderemo queste armi? Da uno dei nostri molti amici e alleati. Un armaiolo a Finkton. Dovrebbe essere una passeggiata. Che ne dici, soci? Sei un bugiardo, The Wind. Ma... È un furfante. È anche l'unico modo per andare a Parigi. Ma perché la voce cala così improvvisamente? Vai, piglia la manina. Ah, cioè non abbiamo la boss fight? Ora, se viene qualcuno a dirvi che non vi trattano come meritate, sapete cosa vi stanno dicendo in realtà? Vi stanno dicendo, amico, quello che fai non importa. Amico, ti prendono per stupido. E, amico, non sei altro che uno schiavo. Da lì è dove siamo arrivati, quindi. Beh, ecco cosa dovete rispondere a quei palloni gonfiati. Dite, non sono uno schiavo. Non sono uno stupido. Come Elizabeth è occupata? Sono un uomo Fink. E ne
Ma come Elizabeth è occupata e impossibile scasinare? Una volta che trova una serratura per i Grimaldelli. Non abituarti alla mia compagnia, DeWitt. Sei solo un mezzo per raggiungere un obiettivo. Elizabeth, lo sai che ci sposeremo, Elizabeth. Quella non è un'arma. Perché sei in una postura così aggressiva? Stai tranquillo, non succede mica niente. Elizabeth, vieni qua. Oh, sembra un lavoro per te. Ci vorrà solo un minuto. Tu non guardare, io copro. Non, tu non guardare. Op, 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 op. Bazza. Quando vieni colpito il cicore per bruciare i nemici vicini. Non è brutto. Il raggio di danno delle armi esplose non è brutto neanche questo, a dire la verità. E già siamo forti in corpo a corpo, però... No, tengo quello che ho. È una vita che non equipaggio uno di questi cose. Cioè, ne sto trovando un sacco ma non li uso. Non uso armi esplosive, però le uso quando mi dai il lanciarazzi. Al che... Sto tra l'altro derubando sti tizi, veramente. E ogni tanto così situational il lanciarazzi te lo dà, sai mai. Cioè, perché anche poi bruciare la gente in corpo a corpo, già la brucio praticamente. È dura ragazzi. Ditemi se dico cazzate. Vendono Grimaldelli, ne abbiamo 12, però non è male, non è male per niente. Compro qualche Grimaldello. No, ho sbagliato! Vabbè. Stiamo a 15, che è più o meno il full. Ok. Abbiamo battezzato questo set qui e questo set qui è... Se non la protegge lei, chi lo farà? Abbandono l'area. Sono stati degli spoilerazzi. C'è anche qui la gag del per cortesia. Vabbè, madonna, se c'è il per cortesia, ragazzi. Quello sarà l'armaiolo. Chi ti ha mandato a cercare questa persona? Daisy Fitzroy. A seconda di chi parla, o è una grandissima eroina o la peggiore dei furfanti. Se ci fa avere il dirigibile, potrebbe essere anche la regina d'Olanda. Qui alle industrie Fink, ma io vi dico, ogni essere vivente ha uno scopo. Andiamo qua. I maroni d'Egitto avrebbero potuto... Ma sono proprio così. Daisy Fitzroy, vieni. Sti filmini non mi sono mai stati veramente interessanti. Ok. I capitani d'industria avrebbero viaggiato col treno se i cinesi non avessero posato le rotaie. Oh, letale fuga precipitosa! La storia è costruita sulle spalle di uomini come voi. Un ombrello della Umbrella. Che facciamo qua? Che cos'è? Booker, dei Grimaldelli, prendili. Dove sono? Ah, non me li dà perché sono fullato, quindi ora mi droppa anche... mi droppa anche i Grimaldelli. E quindi veramente 15 è il massimo di Grimaldelli che uno può avere con sé.
proprio Fink. La verità è che non ho molto tempo per tutte quelle stupidaggini sulla profezia. Vi dico che la fede è solo una merce e il vecchio Comstock sa come produrre. Ma come ogni commerciante è costretto a scambiare il suo prodotto per i beni terreni. Non si può costruire una stalla con le canzoni. No, signore, servono del legno di Fink, un martello di Fink e una mano di Fink che lo impugni. Ha bisogno di me, a meno che non voglia sporcare le sue di mani. Hai capito? Qua il capitalismo ritorna protagonista. Benvenuti all'ufficio assunzioni dell'industria. Il capitalismo caricaturale a cui Ken Levin ci ha abituati. Come faremo a entrare a Fink? Illegalmente. Cerchiamo un'altra entrata. Stai sereno. Secondo me è questa, guarda, te la butto lì. E invece no. Vabbè. Comunque ora andiamo lì, ma prima andiamo qui. Le industrie Fink non assumono al momento. Tornate a trovarci. Ok. Bazzine bazzette, adesso facciamo. Facciamo quella baza. Andiamo. Non ho capito. Però non capisco perché lei prima mi ha detto prendi un grimaldello. E poi non mi ha dato niente. Vuoi usare un po' la tua abilità di scassinatrice? Fai il palo. Fai il palo. Lo sto veramente facendo. Pronta. Progresso dell'achievement la furbetta. Avanziamo un po' con tutti e due, dai. Ottimo. Ottimo, sì, caro. Cosa cacchio ho appena fatto? Questi li vuoi tenere tu? Al volo! Cosa? Dov'è la mitragliatrice? Cosa cacchio è successo? Cos'è successo? L'arma è sempre quella, ma è 70 su 70. Era già così. Arma scarica. Non aveva prima un 100 e passa lì. È sempre lei, vero? Sì. Ho preso il power up del caricatore? Ma che figata pazzesca è! Ma l'avevo preso prima, quando mi ero pimpato. Quindi semplicemente non ci ho fatto caso, ok, sorry. Va bene, usciamo da qui. Sì. Allora, ok, siamo molto più forti adesso. Comunque, stiamo sereni e tranquilli. Elizabeth? Ti va di dare un'occhiata? Questa è di trama, ovviamente sono sempre a forcina. Tutto fatto. Laggiù c'è un ascensore di servizio. Dovrebbe portarci a Fink. E farci ammazzare per giunta. Non dire così. Quello è cattivo. Adesso il lanciarazzi gli dedicherei già un razzo. Vieni fuori dove posso vedere. Ah, vabbè. Cos'è una vita di fronte alla fede? Ma non so. Non smettete di sparare! Dai, vai a zappare! Ma PD! Il signore giudica. Ah no, però ci sei! Ma vai a cagare! Portatelo lì! Sto prendendo botte vere. Muori da solo, PD! Allora. Tu però mi servi perché la vedo degli stronzoni. Perché la morte non ha un giglione. Ah, ecco te. Qua lanciarazzi faceva. Vabbè, andiamo qua. Perché la morte non ha un giglione. Siamo messi bene. Fuoco, forse fuoco su di lui, sì, anzi. La pietà appartiene. Fuoco su di lui? Inseguito! Gli ho fatto un cazzo, fantastico. Scappato! Per la famiglia! Dio, ma perché mi incastra? Gioite, perché la morte non ha un figlione. State tranquilli. A
Assediatelo! La mia mira è buona, perché il mio occhio è dentro te! Raccogli ciò che semini! Cos'è che hai detto, Elisabeth? Non ti stavo ascoltando. Per la fede! Mi sei costato giusto... Sei altra roba! Madonna, pestare, girarci è difficilissimo. Ho pochi proiettili, sono costretto. Pitti, quanti ne ho sprecati tra... odio che mi vuoi far sprecare proiettili! Mori. Ok. Abbiamo sviolinato e ora... No, non fa cagato, ok. Pensavo di sapere la pistola. Ok, stai tranquillo, Elisabeth, un secondo. Tutti con le pistolette, sti stronzi. Va bene. Va bene. Potevo... che sciocco, potevo ben usare la possessione. Che cretino, sarebbe stata una figata, che pollo. Esatto, tutto ciò che chiama il lanciarazzi, in realtà chiama anche la possessione. Ah, buono a sapersi per la prossima. A questo punto, sapete che il fuoco, anche se l'ho pimpato, non mi gasa troppo. Questo avercelo a disposizione non fa mica mai schifo. Ah, il fuoco non mi ha gasato. Avrà ucciso qualcuno, ma davvero poca roba. Elisabeth, stai tranquilla. Ok, è Slate. Ho in mano il diario privato della moglie di Comstock. What? Sbugiarda questa assurdità della concezione miracolosa. Non amava la bambina. Pare che la santa Lady Comstock avrebbe preferito che il seme del profeta si asciugasse sulle lenzuola. Peso. Non amava la bambina. Peso. Questo era un vocale importante. Molto importante. Ma sti grimaldelli, ragazzi. Facciamo tutto, non temo. Questo era importante, eh? Ma i pugni, ragazzi. Ricordate sempre che ho i pugni nelle mani. No, ci stava di brutto la possessione, che mi sono un po' scordato di usare la possessione sul tizio grosso. Quella è una cosa da fare sempre. E ora arriveranno dei dollari. L'armaiolo Chen Lin, ricercato per i suoi legami con la criminale Daisy Fitzroy. Pare che il nostro uomo si sia fatto notare. Vuoi? Non è un bene, vero? No. Le consiglio di tornare con tutto il denaro, amico. State sereni tutti, allora, tu. Aiutami con questa serratura. Sembra abbastanza facile. Quanto me la fai costare? Ecco. Vabbè, se è così va bene. Think. Il tempo che ha denaro. Siamo fullati di tutto, mi sembra. Ok. Di qua. Di là. What? Scopro il modo per... Ah, c'è un pulsante. Allora non abbiamo assolutamente finito di esplorare. Pensavo fosse questa è la strada per andare avanti. Invece qua c'è roba. C'è sempre Fink. Banana. E qui? Vuoi sbloccarla? Vieni mo, Elisabeth. Ok. Tutta tua. Un'area così importante, ma... È quella da cui siamo venuti. No jobs today. È curioso che ci faccia tornare. Cosa...
Non è Dark Souls, cosa ci frega di una shortcut? Assolutamente nulla. Ma non ce n'è fregato niente di fare sta cosa. Forse era semplicemente simmetrico. Forse era forcino, non ce n'è neanche guardato. Quella la chiama arma? Andiamo dove dicevano. Quella non è un'arma. Era tutto simmetrico. Quest'area era essa. Non mi fermare, Elizabeth. Vai. Hop. Con un pugno. Booker, l'armadietto di Slate. Devi aver lavorato qui. Sì. Il diario di mia madre. Quel vocale era di trama, praticamente. Perché ce l'aveva Slate? Ah, lo legge lei adesso. Mio marito sostiene che la bimba sia stata creata dal nulla, dalla volontà di... Io sono credente, non stupida. C'aveva le corna la madre. La sua bastarda non crescerà sotto questo tetto. Bastarda. Mia madre. Lei mi ha rinchiuso nella torre. Lei mi ha rinchiuso nella torre. Elizabeth. Voglio solo andarmene da questa città. Per favore. Peso. Grazie QT Pippo. Grazie del supporto. Hai visto Hostis? Hai visto? Li ho beccati Grimaldelli. Mamma mia, anche se non gli tiri un pugno, Jack. Era Jack poi il nome del nostro protagonista. Dico bene, sono le 17:27. Abbiamo mezz'ora. Mi chiamo Jeremiah Fink e voglio condividere con voi il mio credo personale. Qual è la creatura più ammirabile sulla terra di Dio? È l'ape. Avete mai visto un'ape in vacanza? Avete mai visto un'ape prendersi un giorno di malattia? Beh, amici miei, la risposta è no. Così vi dico, siate api. Siate api. Ci sarebbe anche la favola delle api di Mandeville, volendo. Ma non è proprio la stessa cosa. Rispondi al... Forse... Sì? Signor DeWitt? Sì? Le passo il signor Fink. Che succede? Che succede? DeWitt, parla Fink. Ascolti, ragazzo mio, l'abbiamo tenuta d'occhio e posso dire che al momento lei è un candidato ideale. Il mio collega, il signor Flambeau, l'aiuterà con ciò che le serve. Cosa cavolo era? Non ne ho idea. Sembrava stranamente felice di conoscerti. Cara Elizabeth, sei buona, sappilo. Con quella manica strappata, mio Dio. Beh, quell'uomo è presuntuoso. Ah, sì, ma non è l'unico, ne abbiamo visti diversi qua. Candidato ideale, mi raccomando, niente spoiler, non sono moderatori. Gabriele, se ci sono spoiler devi cancellare. Il nostro piano. Ma sento ronzare. Signor DeWitt, benvenuto a Finkton. Troverà una serie di provviste che dovrebbero bastarle durante la visita. Cosa vuole da noi il signor Fink? Mi scusi, signorina, ma l'interesse del signor Fink è solo per il signore. Ma perché? Mi dispiace, signorina, ma ogni domanda riguardante la valutazione del signore deve essere posta direttamente al signor Fink. È forte? Mi sembrano buone notizie. A me non sembrano buone notizie. Fortissimissimissimissimo.
Sì, però raga, mitragliatrice spacca, eh. E metterlo al posto del fucile da cecchino mi scoccia. La morte prima della resa! Beh, ora lo scopriamo subito se è forte. Ma che cazzo ho fatto? No! E fammelo provare! Assediatelo! Assediatelo. Sul serio. Però regà, non c'ha munizioni. È forte sì, ma non c'ha munizioni. Cioè dovrei... la mitragliatrice la tengo, ma dovrei rinunciare al fucile da cecchino. Cazzo, mi scoccia rinunciare alla mitragliatrice. Me lo tolgo sì, me lo tolgo sì. No, revolvere cecchino, cioè rimango a zero proiettili con una facilità allucinante. E infatti, è uno di quei situazionali che il gioco me lo procura se proprio serve, dai. Vi do retta in questo senso, lo penso anch'io. Ok, comunque va bene, ci siamo subito fatti notare, fantastico. Sarebbe poi carino riuscire a pimparlo a breve. Lui si chiama Revolver, tipo si chiamava, sì. Cioè questa già assomiglia a una zona da cecchino. Le iene sono ingannatrici, vivono per causare guai. Quindi state attenti alle iene, vi lasceranno con nient'altro che il suono della loro risata. Sembra un'arena da combatterci. Ok, allora devi venire qua, Elizabeth. Siamo fullati? Allora, qui avrai da scassinare. Grimaldelli, fanno sempre comodo. Ah, proprio me li vedi? Servono soldi? Prendi. Ma non me li dai, è questa la gag? Va bene così. Buono. Buono, buono, beh, ora diventa easy. Adesso le faccio aprire qua, mi sto solo guardando un attimo intorno per cercare di capire anche un po' l'area. Arma scarica, robe varie, bazzettina qua. Vuoi usare un po' la tua abilità di scassinatrice? Posso farlo? Vediamo. Tutto fatto. Sì, davvero, mamone, cioè almeno dammene tre di armi. Due armi sono davvero poche, considerando che è ipergiocoso, chi se ne frega del realismo. Contiene un altro cifrario. Aha, cifrario. Quindi dobbiamo trovare il libro del codice? Sì. Sì. Sembra che sia stato chiuso tutto al Good Time Club. Forse lo troveremo là. Farollo. Good Time Club. Cannone portatile, ecco come si chiama. Ma niente pimp, però. Vabbè, lo troveremo al Good Time Club, che è il nostro prossimo obiettivo. Clinton accettò la presidenza solo in cambio di uno stipendio di $1 all'anno. Non permettete al denaro di porsi fra voi e il vostro mestiere. Che pezzo di merda, ragazzi. Dai, mi sono incastrato! No, vabbè, vaffanculo sempre, ciao. Il Good Time Club. Non sei tu. Ehi, è piuttosto visibile. Do occhiate in giro, abbiate pazienza. La freccia dice proprio in là, la factory. E qui? Nothing. Non voglio triggerare il combattimento successivo. Andiamo prima là, poi al Good Time Club.
Quello non ci interessa adesso. Ogni volta, ogni tanto Elizabeth dice: sembra che non possiamo entrare ora. Ah, qua bisogna fare una baza. È una cazzo di che. Che questa andava posseduta, è colpa mia. Ho sentito dei rumori. Ora Jeremiah Fink ha una filosofia. Vedete, una compagnia è come l'arca di Noè. Ci sono i leoni, il cui compito è di mantenere l'ordine tra le creature inferiori. Poi ci sono i bovini, le bestie da soma. Producono carne, latte e lavoro. Qua non ci interessa niente, direi. E poi, ci sono le iene. Quelli che creano problemi, che servono solo ad agitare il bestiame. Posso sentire Daisy? Un giorno non ti nota nessuno. Poi credono che io abbia ucciso Lady Comstock e beh, ti notano tutti. Sono andata a Finton, mi sono nascosta in profondità. Più cercavano e più in profondità mi nascondevo. L'unica cosa su cui può contare una bambina di colore è di essere invisibile. Ok, ok, andiamo. Vai, no, devo vedere cosa c'è. Oh, vi ricordo che sono in blind, ragazzi, quindi io devo vedere le cose, sennò. Ok. Ok, andiamo a ballare. Al Good Time Club. Ah, e abbandona la zona. Aspetta. No, aspetta. Zona opzionale? Non c'era ancora capitata una cosa del genere. Non spara nessuno. Non lo posso fare? Abbiamo già fatto sta gag. Il bacio del diavolo brucia i malvagi, così come gli innocenti. 3, 2, 1. Cazzo, 3 proiettili mi sono costato. Sapete, non sono sordo. Sento. Dice la gente. Perché? Trovate un po' di soldi. Dobbiamo lavorare 16 ore. Ah, il passaggio d'aria sarà l'ultima cosa che faremo. Siamo franchi. Io non vorrei altro che accorciare il vostro giorno lavorativo. Certo. Il fatto è che non posso. Certo. Perché no? Mi chiederete. Posso rispondervi con una sola parola. Moralità. Lo senti? Musica. Viene da quello squarcio. Non ho mai sentito quella canzone. Quella canzone non l'avrà mai sentita nessuno. E cosa vi andrà? Whisky, donne e dati. E io per primo non permetterò che accada nella nostra cittadina. No, signore! Sarà davvero un'area opzionale. Riesci ad aprirla? Non ho mai visto una serratura così. Dispositivo antipressione eccentrico a molla, richiusura. Serve una riepe per aprirla. Ah. Quindi non è il momento. Ok, quindi chiarezza sulla direzione da prendere. Probabilmente la zona che ho definito opzionale in realtà sarà obbligatoria, ma prima becchiamo Cheng Ling, come si chiama, che non mi ricordo. Finiamo di esplorare, naturalmente, non sto a dirvelo. Allora, com'è fatta l'arma lì? È così. Pimpala, non c'è il pimp, non si pimpa, sì, prima di l'armaiolo. No, non hai... Fucile, non c'è la pistola a carabinieri,
per Diana. Per Diana. Questo è un gran pacco, ragazzi. Cioè, è della classica arma già forte che non si pimpa. Pessimo. Va bene. Ce li ha, ma non qui. Ok, vabbè, allora. È partita una musichetta di combattimento. Adesso andiamo dal nostro, eh. Andiamo. Ma si vola. Eccolo qui, Booker. Sì, lo so che è lì. Ma io devo finire di esplorare, cara. Quindi si può andare lì, si può andare là. E basta. Quindi le aree sono queste due. No, voglio questo. 30% il danno d'arma sulle skyline. Non è male, ma non ce ne frega un cazzo. Tutto qui. Direi di sì. Anche là si può andare. C'è tutto un mondo qua sopra. Dai, andrà tutto bene. Che cacchio? Ma certo, ma cosa... Perché no? No, ho premuto. Non vabbè. Adesso andiamo a prendere quella cosa lì. Vuoto. Ma si può ancora girare, aspettate. No, sbagliato. Mi sa che non me lo fa fare. Ah sì, me lo fa fare. Okay. Voglio capire tutte le cose che possono essere visitate in alto. Lì non ci arriva. Ok, ma direi che non c'è un cazzo. Così a naso. Direi che abbiamo bello finito. Però vi ricordate che smuovere sta cosa era una figata? Ah, vai a zappare. Ah, niente. Però è una cosa che sarebbe da fare. E probabilmente si può attivare. Cerco di fare le cose più inessenziali prima. So che dobbiamo andare da Lang Ching, però mi domando se non ci sia una sciocchezzuola da fare prima. La risposta è no. Adesso andiamo dal tipo. Grazie, Maikoe, oppure Mako. Adesso andiamo dal tipo. Lo faccio. Però almeno qualcosina abbiamo visto. Secondo me potrebbe esserci un enigma ambientale che non risolviamo adesso. No. Dove sei, caro? Ancora lei, Daisy. Ho urgente bisogno di parlare con questo cosiddetto falso pastore. Che sta qua causando così tanti guai. Abbiamo già abbastanza problemi senza questo idiota che gira sparando per la città, dando la colpa ai Vox. Però, se fossi amichevole... Cioè, potrebbe essere l'uomo giusto per i nostri problemi immediati. Ok. Abbandona zona! Accidenti. Quindi ci sono due aree. Anzi tre. C'è quest'area qui, quell'altra là. Allora era meglio fare la cosa opzionale, ma sapete che siamo totalmente in tempo. Però non era la factory è dura, era il good time. Io farei prima il good time. È una stanza chiusa. Mi fido. Mi fido della vostra esperienza. Se è una cosa che si riesce... Sono le 17.45. Se è una cosa che si riesce a fare prima il dovere e poi il good time, ci sta. D'altra parte, se è solo un'armeria. Ci proviamo. Vediamo. Ok, perché non necessariamente è un'area enorme. In fondo hanno solo deciso di mettere un'altra area che si carica, ma... Magari in un gioco più recente sarebbe tutto consecutivo e non ci faremo tutte queste pippe. Va bene, però cercavo qualcosa di più sostanzioso. Urca, lì è meglio non andarci. E tu? Niente.
l'armeria. Allora, c'è un cazzo. Non c'è un cazzo, ma c'è proprio molto meno di quello che pensavo. Cioè, non c'è un cacchio. Calma. Ho letto qualcosa. Quello è Gautama Buddha. Quello? Il fondatore del buddismo. Sono contento, ma chi? Ha passato 49 giorni meditando sotto un fico finché ha raggiunto l'illuminazione. Qualcosa mi dice che a Comstock non piace che venga adorato qualcun altro oltre a lui. Il Buddha, se siamo capiti, bisognava salire, sorry. Vediamo il Gautama Buddha. Immagino che sia tipo davanti ai nostri occhi, non lo sto vedendo. Cazzo, l'hai visto il Gautama Buddha? Raga, dov'è il Buddha? Non lo vedo. Ah, qui c'è l'altarino. Ok. Qua, tradizione cinese. Ah, che mi è venuta una voglia di ristorante. Scusate gli stereotipi. Mi è appena venuta una voglia di involtini primavera di spaghetti di riso, ragazzi. Che non posso neanche. Ma a quanto ci starebbe? Cazzo, stasera ordino al cinese. Ve lo giuro. Ma proprio matematico. Guarda che voglino pazzesco. Stasera ordino al cinese. Quanto è vero il Gautama. Ehi là, c'è. Salve. Anin Chong, come si dice? Signor Lin. Chen Lin. C'è nessuno. Cos'è successo qui? Hanno messo a soqquadro questo posto. Di certo polizia locale. Merda, stasera ordino al cinese. Di brutto, ragazzi. Di brutto. Hai sentito? Di brutto. C'è qualcuno di sotto. Ma qualcuno sta piangendo sotto. Quindi è arrivato dopo di noi. Però io sto ravanando. Piangi ancora un po'. Oh, mi dispiace però, poverina. Ma piango io che non c'è neanche un pimp. Ma io dico. Arrivo, Elisabeth, arrivo. Hop. Oh, pesissimo. Sembra la classica tipa gestrice. Qual è il femminile di gestore? Gestrice. È impossibile. O è un gioco dove non si ravana, ma tra The Last of Us e questo, ragazzi, il ravanaggio è la vita. Musotros. Gestoressa, gestora. Gestrice. Gestitrice. E insomma, stavo dicendo, sembra la classica che gestisce un ristorante cinese, scusate. Chiedo scusa. Mi spiace disturbarla, signora. Cerchiamo il signor Lin. Il signor Chen Lin? Buca. Signor Lin, non qui. Lui è andato. Andato? Tutti parlano perfettamente. Preso. Squadra volante. Prego, Gautama Buddha. Prego, ridanno marito. Ridanno a me il Lin. Mi dissocio. Dove l'hanno portato? Club. Porta tutti a Good Time. Perfetto, club. Grazie che mi hai consigliato. Dov'è questo club? Signora, la prego, dov'è questo club? Luca, lo troveremo. Lasciala in pace. Tra l'altro perché le onchi, giusto. Vox Populi no aiuta Chen Lin. Perché Daisy Fitzroy no aiuta Chen Lin? Cos'è che Sbirri, il tipo che pianta uno stivale sulla gola di Lin chiedendogli quanto conosce bene Daisy Fitzroy. Non è quella per cui lavoriamo. A dire il vero è proprio così. Bene, ora cerchiamo di capire dov'è questo Good Time Club. Abbiamo visto. È un romanzo per ragazzi. Cioè, è per ragazzi Bioshock Infinite. Lo era anche Bioshock 1. Questo è proprio per ragazzi. Però è figo, divertentone da giocare. Le atmosfere sono fighe, le ambientazioni sono fighe. Cioè, è divertentone. Però ci sono dei momenti propensi, vabbè. Cioè, se ho 14 anni, ste scene le posso vedere. Comunque sia, siamo belli cattivi. E sono le 17:50. Ho l'impressione che uscire da qua ci regalerà una sparatoria. Vediamo. Metto il naso. Ok, c'è stato un caricamento. Allora perfetto. Ci possiamo fermare qui. Direi, ragazzuoli, che oggi è martedì. Forse ho sconfitto il virus durante questa live, perché ora mi sento molto meglio. Quindi ci vediamo, se vi va, domani alle 16, che si prosegue. Io in realtà ho una gran voglia di... Grazie mille, Freddy, grazie mille a 360 gradi. Io ho una gran voglia di Catherine. E se ci siete stasera alle 21,
Facciamo un po' di Catrin così ignorante, giusto per annusarlo un po' su PlayStation. Vi va? Vi basta? Se dopo lo metto anche su Telegram e su come si chiama? Instagram. Però dai, stasera alle 21 facciamo una partitina Catrin, insomma, dai, così un'oretta e mezza, così, giusto per vedere un po' com'è la versione full body, che l'ho comprata ieri, dai. Quindi se volete ci vediamo stasera alle 21, se no domani alle 16 si prosegue. Ciao ragazzi.